Nuovo anno, nuovi smartphone Poco. Questo è X5 5G, uscito il 6 febbraio, affiancato da una versione Pro. Le sue caratteristiche sono simili per certi versi a quelle del Poco X4 Pro 5G dell'anno scorso, ma è uscito a un prezzo di lancio un po' più basso, quindi da qualche parte avranno pur dovuto tagliare, però quest'anno c'è il sensore di prossimità fisico. La confezione è quella standard di Poco e comprende un caricabatteria da 33 W accompagnato da una cover in silicone e una pellicola preapplicata sullo smartphone, oltre al classico spillino per il carrellino delle SIM e la manualistica. Il retro è in plastica con una finitura antiriflesso. È disponibile in tre colorazioni, verde, nero o, come nel caso della mia unità, blu. Anche il frame, satinato e in tinta, è in plastica, mentre lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass 3. Nonostante la semplicità dei materiali, che comunque non ne inficiano il buon assemblaggio, Poco X5 ha un'ottima dotazione lungo il frame. Jack per le cuffie, sensore infrarossi e carrellino per due SIM oppure SIM più micro SD. In basso invece c'è l'unico speaker disponibile e nonostante il pannello sia un AMOLED, sul lato destro c'è il sensore per le impronte integrato nel pulsante di accensione. Il tutto è protetto dalla certificazione IP53. Come anticipato, Poco X5 5G possiede uno schermo AMOLED da 6.67 pollici, con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una risoluzione Full HD+. Per fortuna, anche sui medio gamma un po' più economici, la qualità degli schermi risulta nella quasi totalità dei casi adeguata e questo Poco non fa eccezione. Anche dal punto di vista della luminosità si riescono infatti a superare, seppur di poco, i 700 nits, quindi nessun problema con l'utilizzo all'esterno. Sia chiaro, questi numeri vanno contestualizzati alla fascia di prezzo e al tipo di smartphone, e in questo caso vanno più che bene. I colori non sono i più accurati del settore, almeno per chi è particolarmente attento a queste cose, ma si riesce a raggiungere un buon livello di precisione con la regolazione manuale. Altrimenti il risultato è uno schema colori bello vivido e ricco, che in molti potrebbero comunque apprezzare. Per quanto riguarda i contenuti multimediali, non abbiamo l'HDR, ma c'è la certificazione Widevine L1, quindi lo streaming andrà tranquillamente in Full HD. Ed è un peccato non avere l'audio stereo, soprattutto perché Poco ci aveva abituati ad averlo anche su modelli ancora più economici. Però quest'anno c'è un modello Pro da cui differenziare il Poco X5 e quindi vabbè, ce lo teniamo così. In ogni caso il volume è adeguato per essere un singolo speaker, però è ovvio che non doni quella spazialità e anche profondità che invece però il doppio speaker di Poco X5 Pro riesce a garantire. Poco X5 monta il Qualcomm Snapdragon 695, un chipset che pare creato appositamente per fare una singola cosa, portare il 5G nella fascia media. Ad affiancare il chipset troviamo 6 oppure 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 oppure 256 GB di memoria espandibile UFS 2.2. Le performance sono assolutamente adeguate alla fascia di prezzo, nessun freeze o lag evidenti e con i 120 Hz attivi si percepisce quel quid in più di velocità che non fa mai male. Certo, ci sono le UFS 2.2, quindi non è che tutte le operazioni vengono svolte in maniera fulminea, istantanea, però quando si acquista uno smartphone del genere lo si deve fare consapevoli che più di tanto non si può pretendere. Detto questo però, lo Snapdragon 695 regge bene i carichi di lavoro per quanto riguarda il throttling, consumi e temperature. Le performance sono aiutate tra l'altro dall'interfaccia MIUI for Poco, che rimane abbastanza leggera nonostante il certo grado di personalizzazione, grazie anche al nutrito parco temi presente. Su Poco X5 la MIUI è in versione 13, basata però ancora su Android 12. Android 12. È aggiornata inoltre alle patch di gennaio 2023. Poco X5 ha un sistema da una fotocamera e mezza sul retro e una frontale. Scherzi a parte, abbiamo il sensore principale da 48 megapixel, una ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La selfie camera invece è da 13 megapixel.
Gli scatti sono in linea con la sua fascia di prezzo, con tutti i pregi e i difetti del caso. La fotocamera principale restituisce scatti con un buon dettaglio e colori belli saturi. La gamma dinamica non è il massimo, ma ci sta. E il bilanciamento del bianco è per lo più affidabile. Attenzione all'HDR, perché ad ogni utilizzo lo troverete disattivato e in alcune situazioni, magari di controluce, serve. Anche la ultra wide produce immagini nella media, con colori e bilanciamento saturi e più che sufficienti, ma anche con diversi difettucci che caratterizzano le ultra wide economiche, come rumore digitale e morbidezza generale sui bordi. Non male anche le foto di sera del sensore principale, sempre però in relazione alla fascia di prezzo, ovviamente. In alcuni casi la modalità notte è molto d'aiuto, migliorando le ombre e le luci più intense. L'ultra wide, d'altra parte, non fa miracoli e produce risultati piuttosto meh, generalmente morbidi, con rumore digitale e desaturazione dei colori come difetti più evidenti, ma in determinate situazioni, magari aiutandosi con l'illuminazione circostante, si può tirare fuori qualche scatto decente. La modalità ritratto, invece, è abbastanza buona sul Poco X5, fa un buon lavoro con il rilevamento del soggetto e il livello di sfocatura predefinito è adeguato, con una resa molto convincente. I selfie, invece, tendono ad essere relativamente rumorosi, con una gamma dinamica ristretta e ombre molto schiacciate. Non sono terribili, però siamo nell'ambito dell'utilizzabile mezza sufficienza. Poco X5 registra video fino a 1080 a 30 fps con una qualsiasi delle sue fotocamere. La qualità video della fotocamera principale non è eccezionale in termini assoluti, ma si potrebbe definire adeguata dato l'hardware. Le immagini hanno un contrasto elevato ed una gamma dinamica piuttosto limitata. I dettagli, però, sono decenti, seppur con un livello di nitidezza abbastanza spinto. In condizioni di scarsa illuminazione, la fotocamera principale fa quello che può, ma i risultati sono più rumorosi, con una gamma dinamica più ristretta e colori generalmente meno saturi. La ultra wide, d'altro canto, diciamo che di sera è utilizzabile. La batteria è una 5000 mAh con ricarica a 33 W. La ricarica completa richiede poco più di un'ora, nei primi 30 minuti arriviamo invece al 63% e nel primo quarto d'ora al 35%. Con queste caratteristiche l'autonomia non è assolutamente un problema e i due giorni pieni sono alla portata di tutti, o comunque dovrete mettervi davvero d'impegno per scaricare il Poco X5. Nel complesso, Poco X5 offre un pacchetto adeguato alla sua fascia di prezzo e probabilmente il suo difetto più grave è la presenza di un singolo speaker e il limite della registrazione video in Full HD. Personalmente, considerando le effettive capacità e la sua scheda tecnica, mi sento di consigliare per lo più la versione con 6 GB di RAM e 128 di memoria interna, diciamo dai 249€ in giù. Questo perché non lo vedo tanto a fuoco per quegli utenti a cui piace avere un poco di responsività in più e velocità nel sistema, e anche volendo considerare un utilizzo un po' più basico dello smartphone, troverei quasi inutile acquistare la versione 8 256 GB, in primis perché c'è l'espansione di memoria, in secondo luogo perché ci avviciniamo a una fascia di prezzo nella quale ci sono molte alternative e nella quale tra l'altro c'è anche il modello base di Poco X5 Pro, la variante base. Fatemi sapere però voi che cosa ne pensate di questi nuovi smartphone Poco. Io mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate quella maledetta campanellina, e io sono Claf e qui da Napoli è tutto. Ciao a tutti!